questo però lascerei la parola a Enzo Ortolan che ci parla di questa associazione ex alunni. A quanto Lorenzoni ha espresso prima il concetto che esprimeva, in questa scuola non si è mai valutato solo lo studente solo sulla base. Quando si esprimono i ragazzi, i nostri ex allievi sanno anche esprimersi in maniera positiva. Quindi qualcosa abbiamo anche dato. Sono ragazzi sempre per me, credo. Ecco, io sono stato incaricato di riferire in questo progetto di istituzione degli ex allievi, dell'associazione ex allievi della scuola. Vengo da un'esperienza personale di vita di questi anni. Io non ho fatto l'istituto tecnico agrario, ho fatto al mio tempo la scuola superiore, ho fatto il liceo scientifico a Rovigo. Due anni fa abbiamo celebrato insieme con i miei ex compagni di scuola, di liceo, abbiamo celebrato i 50 anni di iscrizione al liceo. Ed è da 15 anni, ed era da 15 anni che ci incontravamo ogni anno come compagni di liceo. Chi è stato mio ex allievo qui? Credo quasi tutti, perché su 36 anni di servizio effettivo ne ho fatti 35 dentro qua, quindi... volevo dire che chi è stato mio ex allievo sa che io in classe, nelle classi, ho spesso sottolineato che era questo probabilmente il periodo più bello della loro vita. I 5 anni presso l'istituto superiore l'avevo sempre sottolineato. Quello che lascerà i ricordi più belli, migliori, al di là delle preoccupazioni di studio, delle valutazioni, dei voti, delle pagelle, eccetera. Però l'esperienza della convivenza per 5 anni in uno stesso gruppo, di convivere quotidianamente, credo che è irripetibile nella vita, perché dopo la vita ci porterà ad altre esperienze, ad altri modi di rapportarci, di socializzare, eccetera. Ma quello che invece era l'esperienza dei 5 anni, in cui anche si cresce, c'è un periodo importante di crescita della vita, di formazione della persona proprio in quei 5 anni di scuola media e superiore, per questo credo che sia proprio opportuno, al di là di incontrarci per strada, perché mi incontro un po' girando dappertutto adesso da pensionato, trovandomi in giro, anche perché sicuramente l'ambiente agricolo lo frequento, anche per il nome, perché ho 8 anni. Quindi lo devo frequentare forzatamente questo ambiente, e naturalmente incontrando i ragazzi, al di là di questo aspetto positivo, con cui tutti, anzi direi che quelli che mi avvicinano più volentieri sono quelli con cui ho avuto più problemi, che mi frequentavano spesso la presidenza per altri motivi, perché avevano bisogno di qualche richiamo, eccetera, no? E sono quelli che mi salutano forse anche con più stima. E proprio questo credo che sia fondamentale, aver lasciato proprio sulla formazione della persona, credo che abbiano capito che quando si doveva intervenire si interveniva proprio in senso positivo per far crescere la persona, non erano problemi di aspetti punitivi che si mettevano in atto. Per cui, al di là di incontrarci, dicevo... ringraziare il nostro direttore dei servizi, che anche lei costanza nel tempo, perché qui titolare dall'87. Quindi ne parlavamo stamattina, quindi non poco. E poi le due anime, i due ideatori del progetto, che sono il professor D'Achille, che è laggiù, il professor Malavardi, che non solo hanno ideato il progetto, ma che hanno lavorato fisicamente in questi giorni. Sono così abbronzati perché anche loro hanno contribuito con gli studenti alla sistemazione del prato, delle siepi, degli esterni, per cui hanno davvero lavorato moltissimo in questi giorni. E poi è chiaro, voglio dire, la direttrice dell'azienda agraria, la professoressa Luisa Antibaldo, che è qui, grazie. Un professore che in questo momento non vedo, che è il professor Gabriele Novacco, che
essere in part time, ma in realtà è sempre qua tutti i giorni perché deve controllare la sicurezza e verificare che tutto proceda con ordine. Quindi voglio dire, sono tutti docenti, dottoressa, che lavorano ben oltre il loro orario di servizio, che danno moltissimo alla scuola, perché evidentemente ci credono. E poi il mio staff di presidenza, il professor Mariano Chiarion, che prima persino mi aveva passato i suoi occhiali quando ho visto il mio ma che non andavano bene, che di fatto, a proposito di continuità e di reggenza, io sono reggente in questa scuola, quindi ho un altro istituto, e quindi il professor Chiarion mi sostituisce davvero moltissimo, è il mio alter ego, e con lui la professoressa Adriana Saini, sempre molto discreta ma efficace. Molto...